Benvenuti a Senza Frontiere, il talk show internazionale dedicato all'arte e alla cultura. Buon ascolto. Bienvenidos a Sin Fronteras, el programa internacional dedicado al arte y la cultura. Que lo disfruten. Bienvenue à Sans Frontières, une émission internationale dédiée à l'art et à la culture. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Welcome to Without Borders, the international cultural program dedicated to art and culture. Happy listening. La poesía es un arte de palabras que recrea mundos nuevos, o sus imágenes intensas nos hacen volver a vivir esos instantes felices cuando los cuerpos se palpan en la oscuridad de la noche. Hola amigos, soy Francisco de Paz Rodríguez, quien les habla desde Chiapas, México. Bienvenidos al programa cultural internacional Sin Fronteras, que conduce a nuestro amigo Gian Brusini desde Italia para todo el mundo. Agradeciendo asimismo a Cultura Channel en Estados Unidos, Radio Nuestra América en Indiana también en Estados Unidos, Radio Arte de Italia, Radio Conciencia Top News en Argentina, Radio La Chambrana en Colombia, Radio Cultural Mallorca en España, Radio Onda Góngora también en España. Y en esta ocasión tenemos una novedad, nos apadrinan las televisoras TVBSN de Channel 351 de Andalucía, España, y también TV5 de TV España. También estamos incursionando en YouTube, Spotify, Amazon Music, Radio Public, Mumbler, Inbox, Live Music Archive, y también en Google Podcast. Es un gran honor estar acompañados con todos ustedes enlazándose en esta linda velada. Deseo mandar un saludo muy grande a toda la audiencia que nos sigue en vivo. Estás escuchando Sin Fronteras, un programa cultural internacional que se difunde por todo el mundo a través de una red de emisoras y servicios de podcast. Que lo disfrutes. Stai ascoltando Senza Frontiere, un programma culturale internazionale diffuso in tutto il mondo da una rete di emittenti e servizi di podcast. Buon ascolto.
Carissimi amici, benvenuti a questo nuovo episodio di Senza Frontiere, l'unico talk show internazionale trasmesso a livello globale da una rete di emittenti e servizi di podcast. Io sono Gian Bruschini e vi parlo da Roma. A farmi compagnia questa sera abbiamo un panel eccezionale: Anna Giordano, Max Casali, Carlo e Angela Coppola dall'Italia, Suad Khalil da Bengasi, Libia, Rosario Morales Vargas dalla Spagna, Andalusia, Francisco De Paz Rodriguez da Chiapas, Messico, Sofia Calvo dal Perù e Veronica Paredes dell'Ecuador, ma residente in Italia da oltre 20 anni. Benvenuti a tutti a questo nuovo episodio dove affronteremo un tema affascinante e delizioso: il cibo nell'arte e l'arte nel cibo. Ognuno dei presenti ci parlerà della cultura culinaria del proprio paese, scopriremo insieme aneddoti legati al cibo, ascolteremo anche buona musica e qualche poesia. Buon ascolto e preparatevi a un viaggio gustoso attraverso l'arte e le tradizioni culinarie del mondo. Queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Sin Fronteras, el único talk show internacional transmitido a nivel mundial por una red de emisoras y servicios de podcast. Soy Gian Bruschini y les hablo desde Roma, Italia. Acompañándome esta noche tenemos un panel excepcional: Anna Giordano, Max Casali, Carlo y Angela Coppola d'Italia, Suad Khalil de Bengasi, Libia, Rosario Morales Vargas de Spagna, Andalusia, Francisco De Paz Rodriguez de Chiapas, Mexico, Sofia Calvo de Perù e Veronica Paredes de Ecuador, però residente in Italia por más de 20 años. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio donde abordaremos un tema fascinante e delicioso: la comida en el arte y el arte en la comida. Cada uno de los presentes nos hablará de la cultura culinaria de su país y descubriremos juntos anécdotas relacionadas con la comida. También escucharemos buena música y alguna poesía, como siempre. Buena escucha y prepárense para un viaje sabroso a través del arte y las tradiciones culinarias del mundo. Hola mundo. Desde Cultura Project, Sin Frontera y Cadenas Asociadas, les saluda cordialmente Rosario Morales Vargas, de Andalucía, España. Al ampliarse nuestras redes, aumentan las posibilidades de mejores encuentros en el mundo. Buenas noches, buen día o buena mañana. Ciao a tutti, io sono Carlo Coppola e vi sto parlando dalla Liguria, Italia. Vi auguro una buona ricezione a tutti e spero che sia di vostro gradimento. Salve, sono Anna Giordano dalla Liguria, anch'io, Italia, e rivolgo il mio saluto a tutti gli ascoltatori che seguono il nostro programma Senza Frontiere. Sin Fronteras, un programma dove appunto non ci sono frontiere né limiti alla cultura, dove ognuno esprime la propria arte e la propria conoscenza. Buona serata a tutti. Allora, mi associo anch'io ai saluti e benvenuti a tutti i presenti a questa bella trasmissione culturale. Sono Max Casali. Sono un cantautore, sono di origine romana, però vivo ormai da oltre 35 anni a Reggio Emilia. E spero che possiate passare una bella serata in compagnia nostra. Hola. Hola, Sofia. Hola. Hola. Benvenuta, Sofia. Muchas gracias, igualmente a ustedes y a los estoy mirando. Chiquita, ahorita, anche Suad, salutiamola, è lì. Buonasera. Suad. Buonasera a tutti. Ciao, come va? Benvenuta a Suad Khalil da Bengasi, Libia. Iniziamo Sofia dal Perù. Il Ramadan. Il Ramadan. Allora, poi abbiamo Francisco, por los saludos. Ah, Sofia. Capitano, Francisco. Hola, Max. Ciao.
Hola Francisco, lo saluto. Bello rivederti. Ciao, buonasera Veronica. Veronica Paredes, equadoregna di Roma. Veronica, sono tutte sulla mia Veronica. Parte. Equadoregna di Roma. Ciao Veronica, buonasera. Benissimo. Ok, e abbiamo Francisco De Paz Rodriguez da Chiapa, Messico. Francisco. Hola amigos, soy Francisco De Paz Rodriguez, quien les habla desde Chiapas, México. Bienvenidos al programa cultural internacional Sin Fronteras, que conduce nuestro gran amigo Gian Brusini desde Italia para todo el mundo. Es un gran honor estar acompañados con todos ustedes enlazándose en esta linda velada. Deseo mandar un saludo muy grande a toda la audiencia que nos sigue en vivo en este hermoso espacio que nos permite abrir puertas a todos los escritores del planeta. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos. Comenzamos. Gracias, Francisco. Verónica, los saludos iniciales por todos. Buenas noches. Esperen, voy a ver si es que me escucha. Muy bien. Sí. Menos mal, no, porque pensé que estaba desactivada el audio. Buenas noches a todos. Yo soy Verónica Paredes, soy ecuatoriana y vivo tantos años a Roma. Gracias por la invitación. Gracias. Allora, Sofía, Squad. Allora, benvenuti a tutti, io sono Gian Bruschini, vi parlo da Roma, Italia, e siete sintonizzati su Senza Frontiere, Sin Fronteras, l'unico talk show internazionale diffuso in tutto il mondo, da diversi emittenti. Grazie a tutti voi che ci seguite e benvenuti a Senza Frontiere. Hola amigo, buenas tardes, los saluda Sofía Calvo desde la ciudad de Lima, Perú. Para todos ustedes. El día de hoy vamos a tener una reunión, una plática muy amena acerca de la comida de las ciudades y regiones de nuestros países. Así que van a estar atentos a todas las riquísimas delicias que tenemos en cada país de cada uno de mis amigos en pantalla. Un saludo y los quiero un montón. Gracias. Gracias. Buonasera. Buonasera a tutti quelli che stanno a seguire questo nostro programma su Cultura Canal, il nostro programma Senza Frontiere. Sono Saad Khalil da Benghazi, Libia. Speriamo che passiamo una bellissima serata insieme e parliamo dell'arte della cucina, perché anche la cucina è cucinare è un'arte. Grazie. Bello. E speriamo che passiamo. Siamo curiosi di sentire la cucina di tutti, no? Dalla Libia, del Perù, dell'Ecuador. E allora, siccome sappiamo che sei impegnata, Veronica, e abbiamo il piacere di averti qui con noi, vogliamo iniziare con te. Allora, Veronica vive in Italia desde hace más de 20 años. Es romana, romana doc. Es escritora y le encanta cocinar, creo. Hoy nos hablará de las especialidades de su país, creo. ¿Ah, Verónica? ¿O de las que prefiere? Sí, buenas noches otra vez a todos. Las especialidades de mi país, ¿no? Yo generalmente, como aquí en Italia, como en cada país seguramente, existe cada especialización, especialidad de acuerdo a las regiones, ¿no? Nosotros nos dividimos en costa, sierra y oriente. Pero si como mi madre es costeña, es claro que uno, los hijos cogemos siempre las tradiciones más de la madre que del padre, ¿no? Se olvida un poco las tradiciones del papá, es siempre así. Hay particularmente una tradición que a mí me encanta tantísimo y que la llevo tanto en mi corazón, porque es una de las tantas tradiciones que existen en mi país, culinarias, que acoge la familia, y no solo, digamos, las personas que están vivas, sino también las personas que han fallecido, porque aunque sí es un poco macabro hablar del Día de los Muertos, ¿no? Es emocionante porque en realidad se recuerda con grande cariño las personas que ya no están, y se llama las guaguas de pan. Yo había hecho tanto tiempo atrás una poesía que aquí en italiano la había traducido como i bimbi di pane, ¿no? Pero estas guaguas que en realidad en quechua, que es una palabra quechua original, quechua de la lengua inca,
quiere decir niños, niños, ¿no? Son pedazos de pan en figura de personas que vienen con diferentes, decoradas con diferentes colores para darle como la alegría del arco iris, para recordar con alegría a quien ya no está, ¿no? Y acompañada de este pan viene la colada morada, que es con diferentes especies que se hace, desde la piña, el ispingo, la canela, el choclo morado, y se prepara esta bebida que prácticamente representa la sangre, ¿no? La unión sanguínea de las familias, y es como que si este líquido entrara en la tierra, las raíces de la tierra, y siguiera creciendo como en el árbol genealógico a vida, ¿no? Y es realmente tan alegre, a pesar que las personas no estén tan alegres, que a los niños, la familia se reúne para hacer estas guaguas de pan, cocinar esta colada, y después llevar al cementerio para recordar con alegría quien ya no está. Es una tradición que yo amo tantísimo, que una tradición llena de colores, una tradición llena de esperanza, de recuerdos. Y es una tradición que yo llevo tanto, tanto en mi corazón, y siempre trato de representarla, aunque aquí en Italia, con mi familia, con mi hija, porque en realidad ese es el aroma de nuestras costumbres, el aroma de nuestra cocina, el recordar, y la comida es el mecanismo más importante, creo, que une todas las culturas, porque el momento de comer todos somos contentos, todos somos felices. Sí. Eso es, gracias. Esa es la tradición de mi país, de Ecuador. Bien. Gracias. Interesante. È vero, avete domande? Sì. E Veronica ha sviajato molto, por eso quiero preguntarte, Veronica. Sì. Secondo te la cucina può essere considerata un'arte? Anzi, secondo voi, in tua opinione, può considerarsi la cucina un'arte? È un'arte. La cucina è de verdad un'arte, perché io credo che, anche se no, cada uno de nosotros no, nos volvemos cocineros, cuocos, come si dice qui in Italia, chef, de nuestras familias, perché es dedicar tiempo de nuestra vida a preparar de los alimentos con grande amor, ¿no? Y es un arte porque existe tantísimos colores en los que uno también mezcla, mete, y eso para mí sí, creo que es un arte, ¿no? No creo, es un arte la cocina, ¿no? Io stasera giustamente volevo parlare proprio della cucina quando diventa arte. Quando diventa arte. Sentiamo un po' il parere un po' di tutti, no? Tutti. Che elementos la hace en artística, Sofía? Por ti, ¿qué opinas? Yo creo que cada país tiene sus costumbres, tiene sus formas de preparación en las comidas. Por ejemplo, México tiene una preparación, Perú tiene otra, y así Ecuador también. Pero siempre tenemos algo que nos caracteriza, que son los condimentos, la sazón que le damos a la comida. En Perú, por ejemplo, tenemos la sazón, los condimentos que le llaman, como son la pimienta, el comino y un montón, la chicha de jora, que también la fermentación del maíz que va en ciertas comidas para darle un toque especial. Entonces, para mí los aromas y los sabores son especialmente por lo que le agregamos, ¿no? Que son las esencias que le dan a cada plato. Pongamos un ejemplo, Sofía. Si viniera a visitarte, ¿qué me prepararías que fuera especial? Ah, Jan, depende mucho. Mira, el Perú tiene la costa, la sierra y la selva. La costa es donde está el mar, mare y monti, dai. Están las montañas, y la selva es donde está la jungla. Es un bosque. Paradiso. Perú es un país de misterios. Perú es un país místico. Perú tiene su encanto, su gente, y lo caracteriza por un paraíso, la comida. Un paraíso. Okay. Yo te preguntaría, sí, un paraíso. Benísimo, yo te preguntaría, Jan, yo te preguntaría, ¿qué comida quieres?
probar, la de la costa, la de la sierra o la de la selva. Tú tendrías que decirme, ¿cuál quieres probar? ¿Costa, sierra o selva? No conociendo, no. Costa. Costa, sí. El pescado. Mar. El pescado, sí, 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 sí. Bueno, si es de la costa, te ofrecería el ceviche de pescado. Luego podría ser una causa limeña o un ají de gallina. Si deseas picante de mariscos o un seco, un guisito de cabrito o una carapulcra. O sea, hay mucho que ofrecer, o el anticucho, bueno. Pero si tú vas, yo lo primero que te ofrezco es un ceviche de pescado. Estoy comprando el billete online. Arriba. Okay. Suave. Gracias. Suceder. Todos están invitados a mi país. Gracias. No, allora, vogliamo salutare Veronica, che lei deve alzarsi prestissimo domani, e quindi la salutiamo, la ringraziamo di essere stata con noi. Veronica, hola, Veronica. Non avevi una poesia, Veronica, da leggere? No. Gracias. Non... Deve salutare il microfono. Vabbè. Sì. Io tengo una poesia. Ciao, Veronica. Hola. Ciao Carlo, gracias. Io hola, scritto Veronica. Hola, ¿cómo está? Yo había escrito esta poesía justo para esta tradición y hoy día justo la había encontrado porque la estaba buscando y te la leo, Dan. Espérame un ratito porque voy a buscarla en el otro teléfono, que esta es la tecnología inmediata. A ver, voy a buscarla rapidito, a ver. Se llama Bimbi di Pane porque la había mezclado un poco con, había dejado un poco las palabras en quechua y también había dejado, digamos, la comida, los ingredientes en lengua original. Si me dan un ratito, por favor, les busco rapidito. Ok. Vale. Bimbi de pane, Bimbi de pane. Disculpen, porque había pensado que ya la había escaricado. Ahora la encontré. No te preocupes. A ver. La había traducido un amigo en español porque la había hecho originalmente en tres lenguas. La había mezclado justo porque quería que eso llegara también en Italia, o sea, toda la tradición sea en quechua, en italiano y en español. Había hecho un mix de tres lenguas en esta poesía, pero ahora está en digamos, más en italiano. Beh. Infinite legane di amore. Spiriti che sorridono dal cielo, onorare gli antenati, comprare i fiori, sistemare la tomba, l'illusione della memoria, bei ricordi, se piange e se ride, nonna Carmelina, mamma Anita, zia Paquita, accarezzano con premura la farina nera, ojitas di Arayan, hierba buena, mortigno del paramo, pigna della costa, ispingo dell'Amazzonia, amalgamare regioni, cucina di colore, forno casero, profumo de pane caldo fresco, con la dita tiepida, tristeza, alegría y ricordi, encantan los momentos de vida. Ecco a voi la tradición prehispánica de la mia tierra, las guaguas de pan e i bimbi de pane. Gracias, Jan. Gracias por la oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Saludamos a Verónica Paredes, gracias. Amiga escritora italiana de Roma. Ciao. Ciao, gracias, gracias, ciao. Amica, gracias, Carlos. Ciao, gracias, Rosario, gracias. Buenas noches. Buenas noches, amiga. Buenas noches. Allora, grazie, Veronica ha fatto un favore grande perché lei si doveva alzare alle 4 domani mattina. State ascoltando Senza Frontiere, programma culturale internazionale. Prodotto da Cultura Project. Están escuchando Sin Fronteras, programa cultural internacional producido por Cultura Project. Allora, sì, prestissimo. Suad, è digiuna. Suad Khalil, tu sì. A quest'ora c'è ancora il Ramadan? No, è finito, puoi mangiare. No, è finito a calare sì, del sole. Sì. Puoi mangiare. Fino alle 7:15. Che ore sono in Libia adesso?
Adesso sono le 11:20. Ecco, c'è un'ora di differenza. Un'ora di differenza, sì. Qui sono sì, le 22:20. Sì. Okay. Ma io sono sempre sveglia fino alle 5, perché faccio la preghiera dell'alba, al Fajr, e fino alle 8, dormirò alle 8, dalle 8 fino alle 11, e poi si sveglio. Marabà. Perché sì, perché in questi giorni faccio registrare delle puntate alla radio. Vado la mattina, sì, dalle 1 fino alle 4 e poi verrò subito alla cucina per cucinare. Allora, sì, per quanto riguarda la cucina e l'arte della sì, cucina, qual è il piatto? Sappiamo che il couscous è il piatto tipico, ma il tuo piatto speciale qual è? Sì, ma però noi a Ramadan non cuciniamo il couscous, no, perché è un piatto, un cibo pesante. A Ramadan io ho preparato delle righe, posso leggerle? Certo. Per questa cosa. Certo. Io ho detto che cucinare è un altro tipo di arte. Non tutti quelli che cucinano sono abili in cucina. A volte lo stesso cibo viene cucinato da più di una persona con gli stessi ingredienti, ma quando assaggi trovi la differenza. Noi in Libia chiamiamo questo anima o spirito del cuoco, che lo mette nel cibo quando cuoce il cibo. In Libia la cucina è famosa per tanti tipi diversi di piatti, e ciò che ci distingue è che preferiamo il pepe così, cioè il peperoncino, nella maggior parte dei nostri piatti. Durante il mese di Ramadan, quando si digiuna, si entra in cucina alle 3 o alle 2 per preparare diversi tipi di cibo. Il primo di quelli è la zuppa. Come pasto base prima della chiamata alla preghiera, dobbiamo interrompere il digiuno con un dattero e latte o acqua, secondo la sunna del messaggero di Dio Maometto. Poi preghiamo e poi ci sediamo a mangiare. Ci sono piatti ripieni come peperoni, zucchine, foglie di vite, ripieni di patate e altri alimenti. E tante cose che sono fritte. Burek, non so come si dicono in italiano, però ci sono cibi diversi. Ci sono piatti e tutti secondo quanto è consuetudine in alcune città. Amano il basin. Il basin, così quelli nelle città di Zawiya, come si dicono, nelle città. Okay. Sì, ripieni, sì. Questo basin, che è un piatto a base di farina d'orzo, è cucinato con carne, patate e il couscous. Noi, cioè io e la mia famiglia, non mangiamo durante il Ramadan perché è un pasto pesante. Le donne sono molto stanche questo mese, dal momento in cui si svegliano fino a tarda notte mentre sono in piedi. Mi concentro molto sulle spezie del cibo per dargli sapore, in particolare calore, cannella e cumino. Il cumino, che buono. È cumino, no, è questo così. Bicchiere. Ci sono tante cose, anche, non so, il stomaco dell'anello. Noi laviamo benissimo, facciamo con il riso, con il prezzemolo, con queste cose, con la carne, con il fegato, facciamo tutto. Buono, mi encanta la cucina araba. Sì. Aprovecho para saludar a todos los amigos que nos siguen desde Libia u otros países de habla árabe. Ok, un saluto a tutti gli amici che ci seguono anche dai paesi di lingua araba. E allora, sì, che bello, sono buone le specialità di ogni paese. Siamo passati da Lima, Perù, le specialità di Sofia, abbiamo sentito Rosario e Suad. Sentiamo Max Casali, cosa ti sei cucinato questa sera? Cosa hai preparato? Mi sono mangiato qui in Emilia Romagna, ci sono i tortelli al ragù, con ragù di carne, buoni. Los tortellini. Li ho gustati molto. Buoni, bravissimo. E Rosaria, sì, tu invece, Rosario, cosa hai preparato? Yo, primero sí, voy a dar una, yo, a voi. Pues hoy
exponemos el arte culinario desde los inicios de nuestra especie. Me ubicaré en las necesidades de sobrevivencia, instinto e ingenio para satisfacer el hambre. Los primeros homínidos obtenían energía y proteínas de frutas, verduras, raíces y nueces. Cazaban animales por su carne, capturaba peces y recolectaban frutos secos y bayas del bosque. Según algunos textos, estos primeros seres del Paleolítico, que vivieron entre 2.005 millones de años y 10.000 años atrás, tenían la dieta adecuada para los tiempos modernos. O sea, para hoy, cazaban y asaban carnes, verduras y de postre frutos del entorno. Bebían de las limpias aguas, las mismas que hoy, por falta de cuidado, se mantienen y se procesan con tratamientos para poderse beber. Nuestra especie ha ganado y perdido en todas las batallas existenciales. Dicen que el hombre se le conquista por el estómago, a la mujer por la delicadeza. Por ello, entre fuerza, estómago, delicadeza, complementamos nuestras relaciones humanas. Supuestamente existen muchos factores más para integrarnos como humanidad. Y yo, pues hoy entrelazando pasado y presente, preparé una receta fácil. Espero les guste. Tomemos las porciones que queramos de salmón y la cantidad de verduras según los comensales. Tanto salmón como verduras serán asadas. Se calienta la plancha a la sartén, se rocía de aceite de oliva, se pone las porciones de salmón o de cualquier otro filete de pescado, dejando que se dore ligeramente por ambos lados, sin dejarlo secar, para que no pierdan su jugo ni sus propiedades. Se salpimienta y de igual manera se prepara la verdura, como calabacines, zanahoria, espárrago, tomate chirri, todo cortado al gusto de cada quien. Pueden ser rodajas alargadas o en cuadrito. Se le puede hacer un aderezo de miel y mostaza. Ya en el plato se le esparce unas pasas, nueces, todo picadito. De ser posible, garrapiñados. Como bebida de refresco, puede ser vino de mesa, cerveza, ya sin alcohol, agua natural o de sabor. Y como sobremesa, unas palabras. Nosotros elaboramos lo que somos y el mundo que hacemos para un mejor resultado. Así que no perdamos de vista esto. Somos lo que queremos ser y lo que queremos elaborar. Tenemos que aprender a organizarnos. Así que muchísimas gracias, amigos. Y espero les haya gustado. Los espero cordialmente para que me acompañen a compartir la comida. Gracias. Muchísimas gracias, Rosario. Anna Giordano, no? Che dal sud si è trasferita al nord e quindi è passata da un tipo di cucina a un altro, ma a casa tu hai sempre cucinato le specialità della tua regione, o no? Non solo. Anche io qualcosa di svizzero. Un po' di tutto. Svizzero, francese, arabo, un po' di tutto. A me piace variare. E poi invento. La cucina ha bisogno di fantasia. E vorrei parlarvi un po' la cucina quando diventa arte. Perché la cucina è arte, lo dicevamo poc'anzi. E avete presente l'atelier di un artista? Munito di tutti gli attrezzi per ideare e mettere in opera le proprie capacità, che si traducono in quadri, sculture, musiche, poesie, insomma tutto quello che può nascere da un'ispirazione e diventare arte espressiva. Ebbene, in ogni casa esiste un atelier chiamato cucina. Per molti può sembrare una prigione in cui si svolge un obbligo noioso, senza alcuno stimolo, un'abitudine quotidiana che si traduce col mettersi ai fornelli per preparare il pasto,
o la cena, senza metterci quegli ingredienti che sono molto importanti: l'entusiasmo, la genialità, la fantasia, l'improvvisazione, che dovrebbero tradursi in ispirazioni per creare un piatto e farne un'opera unica, firmata dal tocco personale, perché anche quello è molto importante, proprio come l'artista fa con le sue opere. La cucina è arte e come tale bisogna trattarla. Per realizzare un buon piatto bisogna mettere in atto i propri sensi, pregustando la pietanza ancor prima di averla preparata, avere voglia di assaporarla, per il piacere delle papille, deliziarsi del prepararla per gustarne la bontà. Essere buon gustai aiuta a far lavorare la fantasia per fare un piatto ordinario, un piatto differente, unico, originale. Per questo basta conoscere i gusti, gli odori, la consistenza di ogni ingrediente per raggiungere con la mente l'intreccio dei sapori ancora prima di realizzare il piatto e sentire se sono compatibili fra loro, questo per andare a colpo sicuro sull'inventiva in cucina. Un altro fattore di cui bisogna tenere conto affinché il tutto sia in armonia è quello di ottenere un risultato non solo gustativo, che indubbiamente è il più importante, ma quello di raggiungere un risultato anche visivo, poiché una pietanza va prima ammirata, mangiata con gli occhi, poi gustata, senza dimenticare l'olfatto, che è molto importante, poiché aiuta il gusto ad essere percepito. La cucina è composizione tattile, visiva, olfattiva, gustativa, così come il pittore mette su tela i colori dando forma al soggetto che ritrae, che pur se solo un banale paesaggio, col suo tocco personale ne fa un capolavoro. Quindi, da non dimenticare che preparare un piatto è anche sapere mettere insieme i colori, oltre ai sapori e gli odori, senza omettere che la cucina è l'alchimia di un insieme di ingredienti che trasformano in una formula magica di sapori. Grazie, Anna. Questa è la cucina. Per me, io sono un amante della cucina. Sono un amante della cucina e mi prodigo a preparare sempre cose differenti tutti i giorni, anche se sono da sola. Sui binari, un treno come tanti, ma non è così. Oggi più che mai è simbolo di sfide e di follia. Dov'è la fantasia, quell'estro di magia che non stonava? Ambiscia qui mi piace, ma ti schiavizza per sempre. Rischio che te ne vai, salire sul tetto perché non fa brillare certo di più. Insegui una sana follia che porti grandezza di te, che possa far scalare la vetta più giusta per te. Sei preda di vuoti che turlano addosso, nel fosso se freni non vai, ci crederai. Non farti strangolare dall'afa più glaciale che c'è, non devi sottostare a
sembra come tanti, ma non è così. Polveri mischiati che sfida chi trema di più. Crollano le veglie, ignari genitori alla finestra. Nel mare di bugie annegano impotenti da tempo. Nulli finiti in rete, con la pelle c'è chi pagherà. Schiantati da piaga precoce e da vigliacche complicità. Se pensi che sia figo strisciare un altro rigo, non farti fregare così. Non ti omologare al distorto mentale, c'è un mondo più dritto per te. Aspetterà. Esci dalla gabbia e solo vomita la rabbia che hai. Dentro la spirale di un vicolo infernale che te ne fai. Segnali di noi, noia, cambiarli con gioia potrai. Lascia il fango alle spalle. State ascoltando Senza Frontiere, programma culturale internazionale, prodotto da Cultura Project. Están escuchando Sin Fronteras, programa cultural internacional, producido por Cultura Project. El arte de la comida es un'avventura della mente. L'arte del cibo è un'avventura della mente. Tu cucini, Carlo? Allora, io non cucino, ma sono un buon gustaio. Ecco. Cioè, io non sapevo. Qualsiasi tipo di cucina io apprezzo. Qualsiasi apprezzo tipo. Tutti. Purché sia buono, Spagna, spero. Purché Andalusia, sia buono. Liguria, Roma, Italia, Perù, la cucina di Angela. Messico. La cucina di tua moglie. Com'è? Angela è qua. Com'è la cucina di tua moglie? È buona, è una buona cucina. Guarda, io forse so fare, l'unica cosa che so fare abbastanza bene è la peperonata, però pretendo di farla con i peperoni di Carmagnola, perché sono veramente qualcosa di raro da trovare, sono veramente buoni. È l'unica cosa che a volte mi diverto a fare così, ogni tanto ci provo, a volte ci riesco, a volte li bruciacchio, ma comunque qualcosa faccio. Però sono un buon gustaio. Carlo Chieri, lo spimiento. Apprezzo l'arte. Benissimo. Che ricco. Che ricco, ok. Allora, sentiamo Francisco cosa ha mangiato di buono in Chiapas, Messico, stasera. Allora, Francisco, de qué bien cenaste in Chiapas? En Chiapas se come muy rico. Pero empezamos con una semilla muy famosa, el cacao. El cacao es de origen mesoamericano. Se cree que los olmecas son los responsables de esta domesticación hace 3.000 años, aunque a los mayas se les atribuye la función de su uso porque fueron ellos quienes lo utilizaron como moneda para los trueques de las diferentes semillas o productos que se tenían en diferentes regiones, como es el caso de la calabaza. Esta verdura ayuda a combatir los parásitos intestinales, males de la vejiga y cálculos renales. Era considerada como un alimento básico en la dieta prehispánica, junto con el frijol y el maíz. Aquí también la flor de la calabaza se hace en todos diferentes platillos que las mujeres chiapanecas tienen un toque femenino muy especial que lo hacen riquísimo. La chía,
La chía, estas semillas son ricas en fibra. Es originaria también del sur de México, de acá de nosotros, de Chiapas. Está entre Chiapas y Guatemala en donde crece esta semilla, la chía. Nosotros lo tomamos como bebida refrescante con jugo de limón, que nosotros le llamamos una limonada con chía. Entonces, después, el amaranto. El amaranto se ha considerado como el alimento del futuro por sus propiedades, como son el calcio, el hierro, las vitaminas y su germinado, aún más nutritivo. El aguacate. En náhuatl, su nombre es aguacatl, que significa testículo. Contiene potasio, magnesio, vitaminas A, C, D, K, omega y ácido fólico. Imagínate, Jan. El chile. Oh, el chile con más de 64 mil. Sí, el chile con más de 64 tipos de chiles. Este alimento es clave en la gastronomía mexicana. Es antiséptico, antiinflamatorio, fortalece el sistema inmunológico y es anticancerígeno. Por eso muchos médicos lo recomiendan. Vaya a México y coma su comida mexicana que está llena de chile. Y el maíz, el maíz es muy rico en fibra y gran fuente de proteína. Es el cereal más producido de todo el planeta. Su origen es del centro de México, es mexicano. Con el maíz nosotros hacemos las tortillas mexicanas. Te lo digo, lo hacemos porque la sé hacer. Me pongo a echar tortillas, como decimos, dicen aquí las mujeres, ¿no? ¿Sabes hacer tortillas? Él se defiende mucho. A las mujeres les preguntan cuando se van a casar, ¿sabes echar tortillas? Si no sabes, no eres mujer. Entonces, y el maíz para nosotros hacemos de todo tipo. Hacemos los tamales, las tortillas, los tacos. Bueno, todo va incluido aquí en la comida mexicana. El maíz. Aquí en Chiapas, nuestro alimento en la feria de Chiapa de Corzo, también se consume el platillo tradicional, que también lleva maíz. Se hace con el maíz y el pozol es nuestro mexicano, que va mezclado también con Chiapas. Aquí en Chiapas el pozol lo hacemos con cacao, azúcar, lleva también pues bueno, el maíz molido, ¿no? Aquí y el pozole, que también se hace en el centro de México, el pozole lleva maíz reventado. Eso es todo lo que les puedo decir en México. Increíble. Todos expertos. Es un grande transportatore con la sua foga. Ha dato forza ai piatti del luogo. Buon appetito. Aquí en Sinfrontera somos todos expertos, desde poesía hasta cocina. Somos fantásticos. Ok. Stupendo. Il mais comunque ha fatto anche molto molto mais, eccezionale. Il mais, però, se se ne mangia troppo c'è la pellagra, la cosiddetta, si prende una malattia della pellagra. La pellagra. D'altronde gli indiani d'America erano affetti da questa malattia. Questo problema. Facciamo una pausa musicale. Allora, abbiamo il piacere di avere con Max Casali, cantautore italiano, che adesso ci presenta il suo ultimo singolo, pezzo musicale intitolato In piccioni i viaggiatori. Allora, hagamos una pausa musical. Tenemos aquí con nosotros al cantautore italiano Max Casali, che nos presentará su ultima pieza musicale, che si chiama In piccioni i viaggiatori. Allora, okay. Spiego un attimo. Sì. Spiego un attimo, questo è il terzo singolo estratto dal nuovo disco, nuovo album che uscirà spero a breve, anche se è difficile trovare una etichetta musicale. Comunque
Questo singolo prende spunto dal fatto che in un'epoca molto superficiale purtroppo si dà solo spesso importanza alle cose sciocche, cioè adesso c'è questa moda di spiare tutti, no? di stare lì a guardare dal buco della serratura, cioè la gente tende più a impicciarsi della vita degli altri piuttosto che analizzare la propria. E dietro un'atmosfera divertente di questa canzone c'è sotto comunque una certa drammaticità in alcuni passaggi del testo, perché il passaggio chiave è quello in cui dico che l'interesse verso gli altri è limitato soltanto se tu dimostri il fatto di creare uno scandalo o un clamore, no? Cioè la gente si interessa solo a quello, mentre ha perso il piacere di ascoltare gli altri anche per le cose private. Adesso la gente purtroppo si è persa in questa superficialità, ecco, quindi ho ironizzato su questo fatto anche col gioco di parole del titolo, impiccioni viaggiatori. Sono i viaggiatori che si impicciano di più. Impiccioni viaggiatori sono un po' sparsi ovunque, ecco. Stanno tutti lì a guardarti. Diciamolo che con Max la gente ha perdito il piacere di ascoltare. Y Max bromeó con un juego de palabras, ¿eh? Es un juego de palabras. Pichones viajatori, palomas mensajeros, ¿ok? Pero en pichones a un otro significado, sí, ficcanaso, que puede ser curioso, ¿eh? Curioso. Ok. Sono molto orgoglioso di presentarlo in anteprima assoluta qui a questo canale davvero interessante e costruttivo per chi ama ancora l'arte vera. E il singolo uscirà su tutte le piattaforme, su Spotify, Amazon, eccetera, eccetera, a mezzanotte, quindi tra un'ora e venti, fra poco, oppure tra 40 minuti, chi adesso sono le 23:40. Allora andiamo ad ascoltare. La data ufficiale è il 15 marzo, quindi tra un'ora e venti. Ascoltiamo ora In piccioni viaggiatori di Max Casali. Ma assai diffusa, promossa da comari e servitù che indagano sulla vita di tutti tranne che quella loro. Non possono restare indietro per infoltire, dice Ie, della tresca fresca fresca o di quella che si è fatta bionda. No, non è così che si piega la curiosità. Sai, scatenerà la febbre più morbosa di sapere poi che cosa minimo l'invidia t'assalirà. La mia vita non è fatta di prurite smaccerie, di sapere di regine, di influencer, case piene di VIP. Qui si rischia il trip senza biglietto di ritorno. Vicende maliziose, poco altro ormai. Si ingrassano riviste, così pari di mestiere, capaci di inventarsi anche storie non vere. Gli piccioni viaggiatori sono sempre qui,
patto di destare scandali e clamori. Non so se ciò che dico ha fondamento, ma la sciocchezza tira sempre più, frivola e vuota di cultura, ma stradicarla la vedo dura. La mia vita non è fatta di spiati appostamenti, di bisbigli sotto banco, di vicende rosa e scemenze a go-go. Mi girano pensieri, un tantino de modè. Non mi vanto, ma fuori dai cliché. L'interesse verso gli altri è solo tutto qui. Tutto qui. Tutto qui. Solo qui. Nessun amore è più sincero dell'amore per il cibo. Ningún amor es más sincero que el amor por la comida. Una domanda a Carlo. Sei pronto per una domanda? Certo. Ecco, non lo vedevo più. Va bene, allora parlaci del tuo piatto preferito. Il mio piatto preferito è la peperonata. No. Con le rolatine, sì. Ma poi... Una cosa io ho di bello, che apprezzo tutte, non ho problemi, io potrei andare a mangiare in tutto il mondo, non ho problemi. Cari amici, grazie per averci seguiti fin qui. Ci ritroveremo la prossima settimana, senza frontiere. Queridos amigos, gracias por seguirnos hasta aquí. Nos encontraremos la próxima semana con un nuevo episodio. Grazie a tutti voi che avete seguito il programma culturale Senza Frontiere. Arrivederci alla prossima settimana. Gracias a todos ustedes que han seguido el programa cultural Sin Fronteras. Hasta la próxima semana. Merci à vous tous qui avez suivi l'émission Sans Frontières. À la semaine prochaine. Thanks to all of you who have followed the Without Borders program. Until next week. 感谢所有关注无国界计划的朋友。下周再见。